Tornato il toro Lautaro Martinez. L'Inter continua a ballare difensivamente, i due gol presi, un cross dalla tre quarti e un uno contro uno dove l'ultimo difensore l'ha fatto Calhanoglu, testimoniano un appetito, una fame di vittoria decisamente inferiore. Qui c'è vento e questo è il vento dell'Inter che cerca di rientrare ad essere la squadra più forte della Serie A. Però il testo importante, la situazione che era imprescindibile, era che Lautaro Martinez tornasse a far gol. E l'è tornato a fare, il primo fortunoso e il secondo davvero centravanti, diagonale che batte Okoli. Un Inter che ha prodotto molto, qualitativamente ha innalzato i propri standard, ma difensivamente sembra spesso distratta. Qual è la differenza? L'anno scorso aggrediva ogni pallone credendo che potesse essere l'ultimo, la seconda stella a destra era l'obiettivo principe, quello di vincere, avere la supremazia nel capoluogo lombardo di Milano. Invece questa è una squadra che spesso ha delle distrazioni, si addormenta, non ha la stessa cattiveria, almeno attualmente. C'è tempo, Inzaghi dovrà lavorare su questo percorso mentale, perché probabilmente le tante energie psicologiche per raggiungere l'obiettivo della seconda stella hanno pesato particolarmente nella squadra di Inzaghi, che non riesce a trovare gli stessi valori di una volta. L'Inter qualitativamente sappiamo che è la squadra migliore dell'intero proscenio italiano, però il calcio italiano ci ha abituato a tre cose fondamentali. Uno, la fase difensiva imprescindibile, non prendere gol, avere una difesa impermeabile ti fa vincere 99,9% le partite. Due, gli avversari. L'Inter ha lo stesso avversario, se stessa. È l'avversario più grave da battere perché il calcio è uno sport mentale, un domino mentale. Poi Antonio Conte, l'ex, la Juventus di Thiago Motta e un Milan ritornato a essere Milan possono essere dei pericoli. Terza cosa, sarà davvero stimolante per l'Inter tornare a vincere il campionato? Questa è una domanda che bisogna porsela, anche perché ci sono tanti giocatori over 30 che potrebbero sentire la mancanza di stimoli e di caratteristiche fisiche per sprintare ogni match, essendo una stagione particolarmente stressante. E anche l'infortunio di Barella non facilita questa idea. Inter, corsare a Udine, ma ancora dei difetti, anche se il gol di Frattesi, come sempre, imprescindibile per il rendimento perché riesce a trovare una serie di marcature personali. L'Inter espugna Udine.